Professor Marchetti, quali sono le novità più importanti che emergono da questo San Antonio Breast Cancer? Sicuramente una migliore comprensione dei meccanismi patogenetici, quindi i meccanismi alla base della crescita del tumore della mammella e soprattutto le nostre capacità di interferire con questa crescita. Da un lato migliorare lo stile di vita, ridurre l'obesità, non solo perché nelle persone obese c'è una maggiore incidenza di stimolazione da parte degli estrogeni, ma anche perché i recettori per l'insulina giocano un ruolo importante nel colloquiare con i recettori per altri fattori di crescita e quindi aggravare la situazione complessiva di questi pazienti. Dall'altro la capacità di aver dimostrato con farmaci specifici di riuscire ad inibire questo colloquio che le cellule tumorali hanno tra loro, quindi trattamenti sempre più mirati per pazienti sempre più individualizzati. Sono stati presentati tre studi interessanti in neoadiuvante, soprattutto il neoalto, lo studio di combinazione lapatinib-trastuzumab, che ha dato dei risultati importanti. Un suo commento a questi risultati e le prospettive per le pazienti alla luce di questi nuovi studi? Sicuramente sono stati tre studi molto significativi, ognuno con delle piccole differenze rispetto all'altro, che hanno comunque confermato che aggredire il recettore per l'HER2 attraverso vie diverse può essere molto significativo e molto importante. In particolare il neoalto si è caratterizzato per una percentuale straordinariamente alta di risposte patologiche complete, cioè di scomparsa completa del tumore al momento dell'intervento, con una terapia preoperatoria relativamente breve, di poche settimane. Questo ci consente di considerare il numero delle pazienti potenzialmente guaribili dopo aver avuto la diagnosi di tumore della mammella particolarmente migliorabile rispetto al solo trattamento con uno di questi farmaci. Quindi da questa associazione una grande possibilità di speranza in più per le nostre pazienti. Due grandi temi, quello dei costi e quello delle terapie orali che sono sicuramente apprezzate dal paziente, ma che gli oncologi, diciamo, non vedono così di buon grado. No, gli oncologi le vedono molto di buon grado se vengono fatte come debbono essere fatte, quindi se c'è una adeguata cautela nei confronti degli effetti collaterali. Ovviamente siamo molto preoccupati di questa declassificazione in generale che c'è in molte regioni italiane nei quali queste somministrazioni di farmaci orali vengono relegate ad un'attività ambulatoriale quanto più banale possibile, proprio perché non rientrando in quel percorso assistenziale che vedeva nella centralità del rapporto con l'oncologo, l'attenzione anche agli effetti collaterali, che purtroppo tanto più i farmaci sono attivi, tanto più sono possibili, anche se solo in sottogruppi di pazienti, richiedono una grande attenzione. Non siamo spaventati dagli effetti collaterali, né vediamo in maniera così preoccupata le terapie orali. Vogliamo che le terapie orali siano inserite in un programma di assistenza del paziente che ancora una volta vede il malato al centro delle nostre cure e non la somministrazione più o meno semplice di questo o quel farmaco. Probably is a quite a great invention as far as kindness to animals. With inexperienced staff members, could inadvertently put the gun too far into the throat of the animal, causing damage. With this amount of stopper here, it would be impossible to harm the animal. The new backpack design, a lot more comfortable than in the past old plastic backpacks that tend to leak down your back when you bend over. Professor Conte, sono stati presentati degli studi interessanti in neoadiuvante a questo congresso del San Antonio Breast Cancer. Ecco, un suo commento, che cosa è emerso da questi studi di importante? Beh, come lei ha detto, sono tre studi di grande interesse per una serie di motivi. Innanzitutto perché confermano
che il trattamento neoadiuvante, che significa somministrare prima dell'intervento chirurgico una terapia sistemica nel tumore mammario operabile, è una procedura estremamente efficace perché consente da un lato di ridurre nella stragrande maggioranza dei pazienti le dimensioni del tumore e quindi aumentare la probabilità di avere una chirurgia conservativa con risultati ottimali, e dall'altro di misurare sul singolo paziente l'efficacia del trattamento. E la miglior misura dell'efficacia è la cosiddetta risposta patologica completa, cioè la totale scomparsa del tumore sul pezzo operatorio. I tre studi presentati oggi hanno rappresentato un passo in avanti molto importante, perché per la prima volta si è dimostrato che l'aggiunta alla chemioterapia di farmaci anti-HER2, diretti quindi contro una caratteristica biologica che conferisce una particolare aggressività al tumore della mammella, produce dei risultati straordinari, migliori della sola chemioterapia. I farmaci anti-HER2 che sono stati studiati sono stati il trastuzumab, che è stato il capostipite di questi farmaci, un anticorpo monoclonale, l'apatirib, il secondo farmaco approvato in questo particolare tipo di tumore della mammella, che invece è una piccola molecola che penetra dentro la cellula, agisce pur agendo sullo stesso recettore in un sito diverso e potenzialmente può superare alcuni dei meccanismi di resistenza al trastuzumab e soprattutto può cooperare insieme al trastuzumab inducendo un doppio blocco del recettore. E il messaggio, diciamo, molto positivo che è emerso da questi studi è per l'appunto questo. Primo, che l'aggiunta, come ho già detto, alla chemioterapia di un farmaco anti-HER2 aumenta l'efficacia della chemioterapia. Secondo messaggio molto positivo, che il doppio blocco del recettore ottenuto o combinando trastuzumab e lapatinib o in un altro studio facendo la combinazione di due anticorpi anti-HER2 è superiore alla sola chemioterapia più un solo farmaco anti-HER2. Secondo lei le prospettive a questo punto, visto questi studi, come sono per le pazienti? Le prospettive sono, direi, estremamente confortanti. Il tumore HER2 positivo, che era fino a pochi anni fa una diagnosi molto brutta e la forma più aggressiva di tumore della mammella, oggigiorno, grazie a questi farmaci, è diventato il tumore a prognosi migliore perché abbiamo le terapie molto più efficaci. È chiaro che bisogna a questo punto fare ancora una serie di considerazioni, forse di ulteriori studi. Le considerazioni di studio riguardano soprattutto qual è il modo migliore di personalizzare il trattamento. È davvero necessario per tutte queste donne fare chemioterapia più tutte e due i farmaci anti-HER2, oppure qualcuno di questi farmaci anti-HER2 è più efficace in sottogruppi particolari di tumore della mammella. Quindi sono studi che mirano per l'appunto a verificare se ci sono caratteristiche molecolari del tumore che predicono una migliore efficacia della patina rispetto al trastuzumab e viceversa. E il quesito poi più affascinante, che al momento non si può ancora tradurre in raccomandazione terapeutica, ma che comunque comincia ad affacciarsi, è addirittura la possibilità, avendo questi farmaci anti-HER2 così potenti, di fare a meno, almeno in alcuni gruppi di donne con tumore HER2 positivo, di fare a meno della chemioterapia e di eradicare il tumore solamente con farmaci anti-HER2. Professor Pronzato, tra gli studi presentati a questo congresso di San Antonio c'è anche il NeoAlto. Quali sono le caratteristiche di questo studio, cosa voleva verificare e quali sono i risultati? Sì, è uno studio molto interessante ed è stato sottolineato tra l'altro come sia uno studio fondamentalmente europeo, quindi uno studio europeo che ha successo negli Stati Uniti e vale per tutto il mondo.
Da molti anni ormai noi utilizziamo un anticorpo monoclonale, il trastuzumab, per contrastare il tumore mammario che noi chiamiamo R2 positivo, un tumore in cui la positività di questo recettore è fondamentale per la crescita tumorale, e il trastuzumab ci ha aiutato in questi anni a contrastare questo tumore, a guarire molte pazienti. Ma ci sono dei limiti, c'è la resistenza al trastuzumab, cioè alcune pazienti non traggono beneficio quanto vorremmo perlomeno da questo trattamento, e è necessario sviluppare nuove strategie. Nel Neoalto una nuova strategia sviluppata è quella di utilizzare in alternativa al trastuzumab un altro farmaco, il lapatinib, che ha un meccanismo d'azione completamente differente, oppure anche di mettere insieme questi due farmaci, trastuzumab e lapatinib, per realizzare una sorta di blocco completo di questo recettore R2. Il Neoalto è uno studio che è condotto in pazienti in fase preoperatoria, hanno il tumore, la terapia viene data e si può constatare direttamente che cosa accade al tumore. Ebbene, associando trastuzumab, lapatinib e la chemioterapia, quasi si raddoppiano le risposte patologiche complete. Cosa significa risposta patologica completa? Significa che il tumore è completamente eradicato. Al microscopio, il patologo, quando si interviene, si asporta l'area in cui il tumore era presente, tumore non se ne trova più. E questo è un risultato che ci fa ben sperare per il futuro, perché molte pazienti vengono oggi trattate per un tumore mammario primitivo con il trastuzumab, alcune di queste ricadono, forse avremo una possibilità per il futuro di evitare anche queste ricadute.